maggiore, buonasera e benvenuti a Medioera. Stasera è qui con noi Diego Bianchi. Buonasera. Per chi non lo conosce, in arte Zoro. Sì. In sostanza è successo questo, par condicio. Ma dice non puoi fare nulla, non è che devi trattare le due parti in maniera uguale, proprio non le devi trattare, finché poi è arrivato appunto l'aiuto dall'alto, cioè hanno deciso di beatificare Giovanni Paolo II e hanno deciso di farlo di 1° maggio, perché comunque, no? Perché rendere le cose facili, no? Cioè, il video si intitola Beato chi ci crede e questo, vado? Comando? Poi andiamo sulla chiesa regge. Sì, ecco, vai. Volume, vista, ok. Bella, ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, provo, po, po. Morto per la libertà, provo, po, po. Oh, ma quanto è bella sta canzone dei Modena City Ramblers, eh? Pure quest'anno sapemo suonata, sapemo cantata, sapemo ballata, è ben giorno, te dico, ben giorno del 1° maggio, festa dei lavoratori, sto mondo mi è sembrato migliore. A San Giovanni. A San Giovanni, una specie di miracolo, che poi il giorno prima pioveva, e tutti a dire, e se piove pure domani che famo? Ma se ci si bagnano dalle De Gregori, areggono umidità, qua ci vorrebbe il miracolo, ma come dico, mi piove? E tacchete, miracolo, e il giorno dopo un sole che spaccava i sabbiatini. Guarda, il sole, le prime mani, passavo da non credere. Ma quanto erano belli, oh. Uno col guanto senza dita che pareva Michael Jackson, quell'altro col mocassino bianco che pareva Michael Jackson, tanto che a un certo punto pareva quasi da averci Michael Jackson, là, capito? Miracolo, eh? No, va bene, esageriamo. Per esempio. Era una festa, mica potevi fare quel morto. Allora la faccio, va bene, ok. Allora quella cosa la farei. Ah, no, ma infatti non ci tengo. Ma pensa che là questa stronzata da par condicio. Se vuoi dare niente, 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 niente. Non era granché. Ti faceva ridere, ma faceva ridere un po' quelli un po' di bocca buona, no? Nessun problema. Facciamo l'altra. Allora senti, facciamo l'altra. Vuoi dire una cosa sbagliata? Ah, tu dici che poi fa dar fastidio a. Niente, mi sta benissimo, mi pare efficace, sintetico, e adesso lo comunico. Allora senti, io entro e dico, ecco a voi, e parte la cosa, va bene? E però alla fine, com'è come non è, si sono messi tutti accanto a Bella Ciao. Vuol dire che il messaggio è arrivato? Piacerebbe, eh? Una specie di miracolo. Senti un po', ma con tutti sti miracoli, no? Alla fine del concerto, quando tutti sti pancabesti, azzozzoni, fili d'avvocati, pannulloni, bamboccioni sono tornati a casa, no? I disoccupati hanno trovato lavoro. No, i sindacati sono rimasti uniti. Ma no, vabbè, Berlusconi si è dimesso. No. Ecco, alla far piacere, i miracoli, falli fa chi fa del lavoro, eh? Vabbè, la mano del vino, vabbè, ma che ci sta aiutando, beato chi ci crede. Ecco, bravo, beato chi ci crede, beato chi ci crede, beato. E Luciani, mica il polacco. E metti che era resuscitato, era un casino, toccava cambiare tutta la cerimonia. E invece no. E quindi siamo andati tutti a fare una grande veglia in Eurovisione, capito?
nazionale vaticana, bello. Nomo, una donna, un polacco, nomo, una donna, una polacca, nomo, una donna, una polacca, un polacco, una polacca, un polacco, un polacco, un polacco. Oh, ho capito, polacchi, dai. Per polacco tra i pellegrini è lingua ufficiale, badante dello spirito. È come un sacramento, finito catechismo, comincia il corso di polacco. Cos'è polacco tu? Zbigniew Boniek. Che poi queste sono di parola, eh? Magari polacca, ma di parola. Ti promettono che vedrai la luce? Te ce riempiono di luce. Queste che sono? Candele. Quante ore ho per rispetto? E la prima cosa che dici quando torni è: ho visto la luce! Candele. Candele, moccolotti, candelotti. Spillette con la luce, spillette senza la luce. Cos'è una spilletta con la luce? Chi mi s'accendeva la spilletta come lo si cava? Come funziona? Chiamava amici, preti, esori, fedeli, colleghi, capine, affuriate a smucinare. Attaccate! Miracolo! E ci credevano. Ammazza, il miracolo dalla pila. Erano tutti beati, contenti, chi piangeva da parte, chi rideva dall'altra, chi si confessava. Al Circo Massimo, lo sai quanti peccati può commettere il pellegrino nel viaggio da casa sua a Roma? E dentro il sacco a pelo? Vabbè, ma che i pellegrini scopano? Eh no, un'altra cosa sono venuti apposta. E si fanno pure i pili. No, dai, ma che come noi? Come noi, come noi. Solo che noi mi piaceva il confessore della porta legata. Loro invece hanno sempre il lasto poro Cristo pronto col cartello sulla schiena che ti sai così. Paola che si nessuno e faceva così cade. Noi accumulavamo peccati, poi a fine si ricordavamo più la caciara. Loro invece, peccato, confessione, tromba, confessione, fetta, confessione, bestemmia, confessione. Quindi quando peccato quando gli pare, come gli pare, è il sistema perfetto. Finché pari ad Asore. Suor Marissimo in piede. Tua, eh no, dai, pure Asore, qua la vita. Tutta sta gente stava là per merito di Asore. E cioè c'è stata proprio l'opera di Dio per intercessione di Giovanni Paolo II, perché lei era malata, non riusciva neanche a scrivere il nome del Santo Padre, e poi però quella notte qualcosa è cambiato. È arrivata, ha cominciato a raccontare, sono andata a dormire che stavo male. Cioè mi sento un po' più scena. Sono addormentata. Mi sono svegliata che stavo un po' meglio. E mi sono svegliata dopo aver dormito bene. Ma dai, mazza, pensa che a me mi succede proprio il contrario. Quando mi sveglio sto tutto un cricchiato, di nuovo a fare tutta la schiena. Però c'era la presentatrice che voleva la specie del pignami e quindi gli faceva. E quindi è guarita poi, vedi? Poi è guarita. Però il miracolo non è mica una barzelletta, no? Lo devi raccontare, spiegare, immaginare, devo arrivare piano piano. E alle 4:30? Alle 4 mi sono alzata. Mi sono alzata. Mi sentivo un po' meglio. E ho sentito il bisogno di andare a pregare. Sono andata a cappella a pregare. E la chapelle? Vabbè, poi è guarita, sì. Ah sì, ho fatto la comunione. Ed è guarita. E che ero guarita. Anche la presentatrice a un certo punto ha sbroccato e te credo. Ti ho detto, oh, abbi pazienza, adesso sarai pure miracolata, ma la regia a casa. Ci sono tutti aspetti bellissimi di questo miracolo. Sei guarita, sì, ecco, brava, siamo contenti. Ma la regia mi porta moltissimo a fretta. Puoi camminare, no? Vedi dal natte, dai, io sono pazzo, che bella storia. È bello, sì, e il giorno dopo c'era luce dappertutto. Ti credo, la mattina. E stavamo stretti, vicini. E soffrivamo in silenzio. Perché soffrivate? E perché stavamo spalmati sui cessi chimici. E là non c'era odore d'incenso, eh. No, e tirava una brutta aria. Tutto bene? Occupato. Questa è una pretesa però, Eccolo, beh, sta azzaffata. E però erano tutti belli, quei cappellini, i fularini, le sciarpettine, le bandierine. Come allo stadio. Come allo stadio. O del resto la fede è fede, no? Penso ci stavano pure quelli che si sentivano la messa che era la violina di Giorgio a me. E alla fine gli ha vinto. A Nigeria. Where do you come from? Nigeria! E prima che ho visto, mi sembrava uno messo là da prologo del Vaticano. Tizio alto, 2.10 m, con vestita ad altissima densità media del Papa Polacco. Si faceva la foto con tutti e gli offriva le serate manco fosse un tronista. Vieni a Madrid. Agosto, Madrid, Spagna, Granada, di Alta. Questo. Con il Papa, tu. Invece poi ho visto che era uno che si era perso e che come lui ce ne stavano almeno un'altra cinquantina. Uomini, donne, un sacco di donne, tutti vestiti uguali, tutti con sto papa addosso, era un effetto ottico, non sapevo se stavi a guardare il papa o il culo che lo portava. Ah, italiano! E alla fine come non è, mi sono fatto travolgere, mi sono fatto contagiare, sono stato con loro e a un certo punto mi sono sentito pure io pellegrino imperiano, capito? Tanto che quando poi ho incontrato una sola rivista che stava con coreano. Mi sono detto, questa è una suora messa qua dal signore per farti tornare comunista. Quanti prepotenti entrano? Quanti stranieri entrano? L'italiano non entra. Ma che il signore è leghista? Oh, il
Non lo so. A venire ultime copie di ufficiale, ufficiale, prego! Forza ufficiale, prego! A quel punto avevo deciso che ero maturo. Già mi sentivo diverso. Volevo un souvenir, volevo un ricordo da portarmi a casa. Beh, pensierino, però te pare facile. Che te pigli? Il rosario di rosa o quello del gelsomino? E le palline da golf del Vaticano? Sanno fatte, ci sarà un motivo. Sono meglio le palline da golf del Vaticano o il papà che le pagliette? Se rendete più una foto un po' sacco a statua o riempire il formulario per la benedizione? È meglio la penna del rosario? E chi è? Boh, uno, il polpo pazzetto da mettere sul comodino. E alla fine mi sono comprato il biglietto da Amen. Mi sono messo sulla retta via, verso Nagnina, figlio il prodigo, sono tornato a Ovile. E mo te dovrei cacciare dal tempio, però chiudo un occhio, vai, lo sai perché? Perché? Perché il mondo, è un posto migliore. The world is safe, it's a better place. Sì, mo è molto più figo. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Fine il clima d'odio, inizio il clima d'amore. Ma non la senti la differenza, A me mi pare sempre uguale. E secondo te chi è stato a ammazzare bin Laden? Chi è stato? No, quella del piano di sopra. Basta aspettare, avere un po' di fede e il miracolo arriva. Ce l'hai la fede, te? Quella del Papa, dei pellegrini, dei Papa Boys, del Vaticano, di Obama, della sora guarita, quella, dici? No, ce l'ho. Niente. No, non me l'ha data nessuno. L'ho cercata, non l'ho trovata, era finita, costava troppo, non lo so, ce l'ho. Ce l'ho la fede. E allora mi dispiace per te. Niente miracolo. Abbiamo fatto. La chiesa è rimasta a piedi.